Con te partiamo dalle tue condizioni, ti abbiamo visto un po' zoppicare negli ultimi minuti, soltanto crampi, nessun problema? No, avevo preso una botta con il loro portiere quando sono stato a saltare, quindi ho molto male all'anca, però credo sia solo una botta. Insomma, veniamo alla partita, un match complicato, forse magari non ci si aspettava di vedere un Ascoli così, però alla fine la gara di oggi e anche la gara nell'anticipo di Viareggio, dove Lecce ha perso per 2-0, dimostra che ogni partita insomma fa storia a sé, anche le partite che sulla carta sembrano scontate poi così sul campo non lo sono. Sì, no, sicuramente ogni partita ha le proprie insidie ed è ogni partita è molto difficile vincerla. Anche l'Ascoli comunque è una squadra abbastanza attrezzata e ha una grande piazza. Oggi ha fatto la sua partita, noi abbiamo sbagliato qualcosina perché dopo essere andati in vantaggio dovevamo gestire meglio sia il vantaggio e soprattutto il secondo tempo, però non siamo riusciti poi a portare a casa la vittoria. Abbiamo visto fare a sportellate con un giocatore di esperienza come Cipriani, insomma una squadra così giovane come l'Ascoli vuol dire avere un giocatore di esperienza in avanti. Sì, no, penso che sicuramente Cipriani ha una grande esperienza, però noi siamo giovani, ma abbiamo voglia subito di crescere e di confrontarci con giocatori così esperti. E speriamo già da domenica di andare in campo e portare a casa la vittoria. Solo un po' di imprecisione nelle conclusioni oppure è mancato qualcos'altro al Pisa di oggi contro l'Ascoli? Ma secondo me è mancato un po' di cattiveria generale e secondo me c'è stato anche un po' un calo fisico perché non eravamo ben organizzati oggi, quindi non riuscivamo a gestire bene la partita. È stato un peccato perché potevamo fare un bel salto in avanti. In occasione del rigore eri sicuramente... Ora aspettiamo appunto...